C'era anche un Valtarese fra coloro che hanno partecipato alla difesa di Roma nei giorni immediatamente successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. Questa persona, che si chiama Ugo Berti, nato a Branzone nel comune di Valmozzo, la classe 1924, ancora vivente, è diventato il protagonista di un libro, La preghiera di una madre, scritto proprio dal figlio e presentato sabato scorso sotto i portici di Palazzo Manara a Borgotaro. C'era anche un Valtarese tra coloro che hanno partecipato alla difesa di Roma nei giorni immediatamente successivi all'armistizio dell'8 settembre 1943. La storia di Ugo Berti, nato a Branzone in comune di Valmozzola nel 1924 e ancora vivente, è stata narrata dal figlio Angelo nel libro La preghiera di una madre, presentato a Borgotaro all'interno della rassegna Leggere per, organizzata dalla Biblioteca Manara. Un libro che è il racconto di una saga familiare, con il nonno Francesco, emigrato negli Stati Uniti nel primo decennio del Novecento, che rientra in Italia per aiutare la famiglia del fratello, morto nella Prima Guerra Mondiale, e ne sposa la vedova. E dopo di lui Ugo, che è chiamato alle armi nel 1943 a 19 anni, per la sua prestanza fisica, oltre 1,80 m di altezza, un gigante per l'epoca, anziché negli Alpini, come la quasi totalità dei Valtaresi, viene arruolato nella divisione granatieri di Sardegna, di stanza nella capitale, partecipando in tal modo ai convulsi avvenimenti successivi all'armistizio. È anche la storia di Maria, che dopo aver perso in guerra il primo marito, non vuole che il nuovo conflitto gli strappi anche il figlio, e a casa attende notizie con in mano il rosario consumato dalle preghiere, continue e instancabili. Ma è soprattutto la storia di un mondo che non esiste più, di una società ancora sostanzialmente agricola, che viveva dei prodotti della terra, della fatica, del lavoro manuale. Un mondo fatto di serietà e di profonda moralità, dove, come afferma uno dei protagonisti, quelli che contano sono i fatti, e un uomo che non riesce a badare alla propria famiglia non è un uomo. Nella storia del protagonista di Ugo Berti davvero c'è un condensato, non solo, come giustamente mettevi in risalto, di una saga familiare, ma c'è un intreccio con la storia più grande, la storia nazionale. E conoscere che un Valtarese, in questo caso nativo del nostro Branzone, è stato tra gli eroici difensori di Porta San Paolo, beh, si inorgoglisce, ma nello stesso tempo ci fa capire qual è stato il prezzo pagato dalle nostre montagne e dalla nostra gente per la difesa della patria e della libertà. Ecco, vorrei che questo condensato di una storia familiare diventasse un po' un percorso di riflessione su quello che è stata la nostra storia, delle nostre comunità, che si è interfacciata con la storia della comunità nazionale. I punti di riflessione sono tanti. Spero davvero che questo ci aiuti anche in un momento in cui la memoria viene messa da parte e gli orizzonti sembrano spegnersi. Una storia quindi dalle molte sfaccettature, in cui l'episodio della difesa di Roma si inserisce come ulteriore testimonianza del clima di disorganizzazione e di carenza di mezzi in cui, nonostante l'eroismo dei soldati, versava il regio esercito italiano. Nei primi giorni che è venuta, è iniziata la battaglia, chiamiamola così, ci hanno dato le armi, mi hanno dato un moschetto del 91 con due caricatori e con la raccomandazione di non sciupare le cartucce, perché erano poche. Un libro, infine, scritto per conservare sotto forma romanzata la memoria di usanze, tradizioni e modi di vivere che costituiscono le radici profonde della civiltà valtarese. La cultura della nostra memoria noi la possiamo vantare solo in posti come questo, come la Valtaro, come altre piccole, tra virgolette, con tutto il rispetto per il borgo, altre piccole realtà dove l'uomo ha ancora una dimensione, che è quella di avere il proprio genitore, il proprio avo, la propria tradizione. E il fatto di essere riuscito a trasmettere questa mia volontà di portare avanti le tradizioni locali, nonostante io non abiti
e però mi senta valtarese per averla vissuta nella mia giovinezza, nella mia infanzia, sicuramente mi gratifica il fatto che sia stata accolta questa questo mio voler trasmettere il messaggio che ci siano delle cose talmente importanti nella nostra storia che meritano di essere portate avanti. Da domani, venerdì 19 luglio, scatta l'appuntamento con i pomeriggi in biblioteca, letture e laboratori per bambini. L'appuntamento è per domani e poi per il 26 luglio, il 9 e il 23 agosto, sempre alle ore 17:30, presso la biblioteca di Bedogna al Parco della Peschiera. Si replica anche le domeniche 21 e 28 luglio e 11 e 25 di agosto ad Anzola di Bedogna. Domani primo appuntamento con un fiume di pesci. Si costruirà insieme un pesce dagli scagli luccicanti, mentre le letture saranno affidate al pesciolino arcobaleno. Da non perdere. A Tarsogno ora, dove domenica 21 al Parco Giochi c'è la festa della polenta e dei funghi. Si comincia a mezzogiorno, dove verrà servita dell'ottima polenta al sugo di funghi porcini locali. Avremo anche degustazione di prodotti del sottobosco e torte tipiche sia dolci che salate. Poi la sfilata del corpo bandistico Glenn Miller e ancora concerto del corpo bandistico Santa Cecilia di Bagnone. La polenta è omaggio, lo ricordo, per tutti i bambini al di sotto dei 12 anni. La giornata proseguirà poi alle 16 con musica e degustazione di prodotti tipici locali e dolcetti della nonna. Non mancate allora questo ormai consueto appuntamento di Tarsogno. E adesso parliamo nel prossimo servizio di Raffaello Fava della rassegna Canto in Canto, giunta all'undicesima edizione, che si terrà domenica prossima alle ore 21 al Palafungo di Albareto. Mamma mia. Anche quest'anno il coro Voci della Valgotra ha organizzato una serata denominata Canto in Canto con l'intervento di cori ospiti. Sì, sarà l'undicesima edizione quest'anno, quindi andiamo piuttosto fieri di questa nostra manifestazione. E avremo ospiti il Curriculum Coro, che viene da Colecchio, come dice il nome. Inoltre da Medesano arriva la corale Contrapunto, che non abbiamo ancora avuto modo di conoscere, quindi sarà anche un modo per fare amicizia. Allora, incominciamo col parlare del Curriculum Coro di Colecchio. Che tipo di coro è? Un coro alpino? Ci devi dire anche quello che presso poco qual è il suo repertorio. Beh, repertorio prettamente di montagna, come tutti i cori alpini, quindi con i pezzi che tutti conoscono, Montanara, eccetera, eccetera, insomma una cosa molto tipica loro. E il coro che viene da Medesano? Il coro che viene da Medesano invece ha come direttrice una signora di origine argentina che si chiama Maria Laura, e molti dei loro pezzi, ho visto dal repertorio, sono proprio in lingua argentina, pezzi che noi non conosciamo assolutamente, per cui sarà anche una bella scoperta. In spagnolo? Sì. E il direttore del coro Curriculum? È il maestro Roberto Fasano, si chiama. Stiamo parlando con la direttrice e nostra maestra del coro Voci della Valgotra, Caroline Arpino. Ho l'onore di avere questo compito. La serata si svolgerà al Palafungo di Albareto, 21 luglio, cioè domenica prossimo. Con l'inizio a ore? Alle ore, su per giù alle ore 21. Sì, beh, ci saranno i soliti interventi delle varie autorità. Noi ci auguriamo di avere un folto pubblico, perché è inutile dire che quando si canta per tanti spettatori, mettiamola così, si canta più volentieri e insomma viene fuori una bella festa. Quindi vi invito tutti ad assistere. Sarà un successo. Ce lo auguriamo.
Domenica 21, con ritrovo alle ore 8 presso l'ufficio turistico di Bardi, sotto i portici di Palazzo Maria Luigia, con partenza per l'escursione del Passo del Chiodo alle 9.30 e poi salita alla cima del Penna passando dalla conca della nave. Il rientro dal Passo dell'Incisa passando dal laghetto glaciale vicino alla casermetta della Forestale. E allora c'è una nuova escursione, come avrete capito, il Monte Penna e i luoghi sacri dei celtici liguri. È un'escursione che appunto giornaliera con prenotazione obbligatoria entro dopodomani sabato 20 luglio alle ore 19. Per informazioni e prenotazioni potete chiamare il 388 105 9331. Il meteo per domani, venerdì 19 luglio. Avremo poco nuvoloso per nubi alte, ma al pomeriggio possibili rovesci sparsi, comunque di breve durata. Le temperature senza variazioni significative, le minime attorno ai 16-19 gradi, le massime tra 23 e 29 gradi, venti infine deboli. I programmi della serata: intorno alle 20.45 la rubrica Obiettivo Motori, seguita alle 21.30 dal programma Video Station e poi il nostro TG. Grazie come sempre per averci seguito, vi auguro un buon proseguimento con i nostri programmi, l'informazione torna domani sera. Arrivederci.